Da sempre l'uomo si chiede: chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Sono domande vecchie come il mondo. Le risposte sono state e sono molteplici, a seconda della posizione filosofica, religiosa, ideologica di ognuno. In un'epoca come la nostra, di razionalismo scientifico, le ipotesi vanno provate con i metodi delle scienze, ciò che non è dimostrabile è sospetto e spesso semplicemente scartato. Uno dei temi centrali è quello della morte e della sopravvivenza. La nostra vita si conclude con la morte, oppure dopo la morte inizia un'altra vita nell'aldilà. Grazie al progresso della medicina, sono oggi numerosi i casi di persone che, dichiarate clinicamente morte, sono state poi rianimate. Talune, in quei pochi minuti, hanno vissuto esperienze sconvolgenti che pongono in tutta chiarezza la domanda: la vita continua dopo la morte? Abbiamo raccolto 4 testimonianze. Diciotto anni fa, il 16 settembre, ebbi proprio qui un gravissimo incidente. Ero passeggero sull'auto di un amico. Venivamo da Zurigo e andavamo a Lugano. Viaggiavamo in questa direzione. Da lì, cioè da Bellinzona, veniva verso di noi una colonna di artiglieria col camion. Improvvisamente vedemmo che un autocarro stava superando la colonna e che non rientrava. Fu un momento terribile. Vidi l'automezzo venirci addosso. Lanciai un grido e in quell'attimo ci fu lo scontro. Si formò subito sui due lati una lunga colonna. Un medico dell'Oberland bernese corse verso di me. Voleva prestarmi le prime cure, ma non poté che constatare la mia morte clinica. Poi, quando già volevano coprire il mio corpo con un lenzuolo e portarlo via, sopraggiunse correndo dalla colonna da sud un altro medico con la sua borsa a piedi nudi. Era in costume da bagno. Era il dottor Dindinger della Foresta Nera. Dopo essersi consultato con l'altro medico, mi fece una puntura di adrenalina nel cuore e così mi riportò in vita. Mi rianimò. Secondo il rapporto di polizia, rimasi morto per 5-6 minuti. Durante questo tempo fui, come dire, incosciente, lontano. Tuttavia, quando il cuore si fermò, è incredibile, fu come se si fosse alzato un sipario. Riacquistai, cioè, coscienza, ma non su questa terra, bensì nell'altra dimensione. La mia coscienza era molto più grande, lucida, intensa di quella solita. Posso suddividere la mia esperienza di quei pochi minuti in 3 fasi. Nella prima mi resi improvvisamente conto della mia morte. Fu così. Dopo il tremendo urto mi resi conto di essere sopravvissuto e ne fui felice. Poi capii che la mia coscienza era diversa dal solito e che stavo morendo. No, sto morendo, mi dissi. Ha avuto paura? No. E questo è interessante. Avevo un sentimento di armonia, di gioia. Prima avevo sempre avuto paura della morte. Ma in quel momento ero tranquillo, calmo, senza paura. Ero addirittura contento di lasciare finalmente questo mondo.
finalmente. Questo era ciò che sentivo. Poi ebbi, come dire, quasi delle allucinazioni. Sentii dei suoni armoniosi, belli. Vidi delle belle forme, dei bei colori. Sentii una pace profonda che prima nemmeno avrei potuto immaginare. Ero felice, felice come mai nella mia vita. Questa fu la prima fase. Nella seconda fase mi resi conto di galleggiare, di essere uscito dal mio corpo. Galleggiai sopra il luogo dell'incidente. Vidi il mio corpo in mezzo alla strada, in una grande macchia di sangue. Attorno la gente, i medici. Potevo capire tutto, non solo ciò che dicevano, ma perfino ciò che pensavano. È interessante il fatto che queste percezioni furono possibili senza il mio corpo. C'è dunque una percezione senza il corpo. Il mio corpo era qui sulla strada. Ero in un'altra dimensione, su di un'altra frequenza. Dalla sopra assistetti alla mia rianimazione e 5 giorni dopo, quando ero all'ospedale, riconobbi il medico che mi aveva salvato. Gli dissi: buongiorno, dottore. Perché mi ha fatto quella iniezione diabolica? È stato molto doloroso rientrare nel mio corpo. Sarei rimasto di là. Fu stupito che lo riconoscessi e che lo rimproverassi. Ma torniamo al mio coma, alla terza fase della mia esperienza. Volli poi volar via e volai via. Rividi tutta la mia vita, tutto il film della mia vita, dalla nascita alla morte. Tutto, con ogni particolare. Questo vissuto era collegato ad un giudizio, compresi quando avevo agito bene o male, con amore o con egoismo. Rividi tutta la mia vita. È interessante il fatto che i giudizi che via via stabilivo non si basavano sui valori morali della religione o della società contemporanea. Si basavano su valori più ampi, come dire, cosmici, sulla legge universale dell'amore. Allgemein menschliche kosmische Moralgesetze, kann man sagen, Harmoniegesetze der Liebe. Ci sono stati punti dei suoi ricordi che poterono essere confermati? Sì, certo. Prima di aver messo per iscritto queste mie esperienze, di averne parlato con studiosi, ho controllato ogni cosa per essere sicuro che non si trattasse di allucinazioni, ma di realtà. Così, ad esempio, ho potuto controllare il film della mia vita con mio padre. Ne discussi a lungo con lui quando una volta venne dall'Ungheria. Confermò ogni punto, in particolare quelle di cui io prima di allora ignoravo ogni cosa e che io avevo visto in coma. Ad esempio, che ero nato al lume di candela, a mezzanotte. Dodici anni fa fui portato al vecchio ospedale civico con un coma ipoglicemico e avevo un'esperienza molto strana e molto importante per me, cioè in un coma assolutamente profondo sentivo ad un tratto di nuovo la voce del medico e delle altre persone e questa voce mi causava un fortissimo dolore fisico che in un qualche modo ha espulso il mio
mi ha mandato fuori dal mio proprio corpo, di maniera che mi trovavo ai piedi del lettino, senza più nessun dolore fisico, potendo osservare quello che capitava intorno. Vedevo il mio marito che lottava con un malessere fisico e questo in quel momento mi preoccupava perché pensavo sempre che andasse a cadere. Osservavo tutto questo pensando sì, sarebbe meglio che potesse morire. In quel mentre il medico, visto che mio marito sembrava esitare o era talmente sconvolto, diceva venga, le faccio vedere i riflessi, non c'è più nessun riflesso nel fondo degli occhi e là mi sono detta voglio vedere anche questo e mi sono accorta di aver attraversato il medico e mio marito per essere davanti per vedere anche me e difatti ho visto che non c'era più niente, nessun riflesso nei miei occhi e mi sono detto sì, sono morta. Mio marito andava fuori, andava su una terrazza a sedersi perché non reggeva più. E preoccupato l'ho seguito lasciando là il mio corpo e l'ho osservato. Gli ho messo la mano sulla fronte che naturalmente non ha sentito per vedere se stava per svenire come si fa anche in casa quando qualcuno sta male, ma non c'era modo di farmi capire. Io volevo dirgli dovresti allungarti o cercare di chiedere un caffè, ma mi sentivo molto solo in quel momento. Non so se mio marito ha captato la mia idea che il caffè era necessario o l'idea gli è venuta da solo. Comunque si è messo in strada e quando è uscito dallo civico ha attraversato la strada senza guardare né a destra né a sinistra, perso nei suoi pensieri e dalla destra veniva una macchina che per fortuna l'ha visto perché per un momento pensavo avrebbe fatto ancora un altro incidente. E io a questo punto volevo vedere cosa è diventato il mio corpo e sono sempre con la rapidità del pensiero sono ritornata all'ospedale. Scusi, lei può confermare di essere uscito dall'ospedale, di essere andato al caffè? Senz'altro, prima di tutto io ero spaventato perché io pensavo che o moriva o sarebbe paralizzata. E naturalmente mi sentivo anche molto male perché avevo già avuto qualche mese prima un infarto. Allora sono uscito, sono andato a prendere due caffè e poi più tardi sono ritornato. Naturalmente mia moglie non sapeva cosa avevo fatto e poi non avevo parlato perché non parlava, era totalmente paralizzata. E dopo solamente, quando abbiamo parlato di tutte queste faccende, mi ha detto sì, tu sei andata là e là e là. E i medici mi hanno detto questo, che ero completamente paralizzata, che non avevo reazione e che la cosa era molto brutta. E mi ha spiegato che aveva visto tutta la scena come una terza persona. E anche i tuoi pensieri ho potuto... E poteva leggere anche i pensieri, quello che pensavo, è una cosa molto strana. È un'esperienza bruttissima, ma interessante. Signora, poi lei già in precedenza aveva avuto dei vissuti simili a questo? Sì, il primo coma era un infarto polmonare dopo un parto. E là, ad un tratto, mi sono vista sotto il soffitto nell'angolo della stanza e mi sono reso conto immediatamente di essere in una posizione molto strana. Mi sono detto ma come arrivo qui? Io vado, se cado? E guardandomi intorno per cercare un modo di scendere di questo strano posto, mi vedevo sul letto, mi sono guardata un attimo e mi sono detta ma io sono morta.
semplicemente senza nessuna emozione, una constatazione. E in un qualche modo, ad un tratto, vedevo dei colori, colori molto belli, molto difficili da spiegare, perché di una luminosità che non si può descrivere con parole. Ho sentito anche in lontananza una musica e mi sono detta immediatamente: devo andare di là. E mi sono trovata in una luce bianchissima, molto chiara, bellissima, una persona tutta di luce, con una voce d'uomo, pieno di amore, di comprensione, che mi chiedeva se volevo rimanere o tornare. E io dicevo: no, io non voglio tornare, voglio rimanere, perché mai in vita mia mi sono sentita così bene. E ancora due volte mi fu fatta questa domanda, ma ogni volta ho rifiutato di tornare. Ma sembrava molto strano di insistere tanto. Ho chiesto: perché? Perché questa domanda? E ho visto come in un lampo qualche cosa che capitava forse 10 anni più tardi, molto penoso, in famiglia, e ho detto: sì, capisco, allora torno. E in quel momento mi sono sentita dall'alto rientrare nel mio corpo una sensazione orribile, sembra come una tuta troppo stretta, malcomoda, male dappertutto, e le sofferenze fisiche naturalmente erano immediatamente là, e non sono rimasta anche lucida. Avevo lasciato dietro di me questo mondo che non si vedeva più, che ero entrata in questa luce, in questo benessere difficilmente descrivibile, e non volevo più tornare in questo mondo, non volevo avere più nessun contatto, cosa d'altronde che mi sono rimproverata moltissimamente dopo, visto che avevo bambini piccoli. Mi sono chiesto: ma come mai hai potuto dimenticare questo? Come si può spiegare che il pensiero dei miei figli e del mio marito non era più presente? E purtroppo era così. Improvvisamente ripresi coscienza, ma ad un livello molto alto e strano, come mai avevo provato prima. Intuitivamente lo collegai con l'inizio della morte, senza sapere assolutamente perché e dove fossi, senza sentire dolori. Avevo il sentimento vivissimo di morire. Il 7 giugno 1968 ebbi un incidente. Viaggiavamo da Kloten verso Winterthur. Mio padre guidava l'automobile. L'ultima cosa di cui mi ricordo è che mio padre mi disse: facciamo benzina a quel distributore. Attraversò la strada e nella manovra, proprio lì al distributore, fummo investiti da un'auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta, a forte velocità.
Il conducente dell'altra automobile doveva essere stato abbagliato dalle luci. Si spostò sulla destra e si accorse troppo tardi di noi. Ci investì a tutta velocità sulla fiancata. Secondo mio padre, cessai per 3 minuti di respirare. Gli sembrai morta. Anche la gente che subito accorse pensò che fossi già morta. Improvvisamente uscii dal mio intontimento e ripresi coscienza. Mi trovai in una situazione stranissima. Sentii dentro di me, in modo chiarissimo, che stavo morendo, senza sapere perché. Tutto precipitava in una voragine, nel caos. Poi mi sentii attirata in un corridoio oscuro, come dire, in un tunnel buio. In seguito udii un rumore metallico, non piacevole, come un suono di campane stonate. Dopo aver percorso tutto il tunnel oscuro, trascinata come dalla corrente di un fiume, vidi improvvisamente tutta la mia vita, come in un film, sotto ogni angolatura. Potevo ricordarmi di ogni cosa, di ogni minimo dettaglio. Tutto mi sembrava logico, molto chiaro. Potevo capire ogni cosa e mi sembrò facile giudicare la mia vita, tutti gli aspetti buoni e meno buoni. Potevo pensare contemporaneamente a più cose diverse. Tutto era di una precisione, di una profondità incredibile. Ero in grado di sapere ogni cosa che riguardasse il cosmo, l'universo. Nel momento stesso in cui mi ponevo un problema, già ne conoscevo la risposta. Ero pervasa da un sentimento di gioia profonda che cresceva sempre più. Mi sentivo protetta, felice, con una intensità inimmaginabile nella nostra vita. Durante tutto quel tempo mi ero sentita sempre più attratta verso una luce. Mi attirava in un modo incredibile. Poi improvvisamente mi sembrò di vedere delle figure venirmi incontro. Erano delle figure di solo spirito che diffondevano una meravigliosa armonia, una grande pace. Con gioia mi resi conto che era gente che conoscevo, gente già morta. Davanti a tutti c'era mia nonna, alla quale avevo voluto molto bene e che ci aveva lasciati un paio di mesi prima. Durante la mia esperienza ero sempre accompagnata da una presenza luminosa che mi consolava, che sembrava conoscermi perfettamente, piena di comprensione, di amore, di un amore illimitato. Non era un giudice. No, non era un giudice. Guardò con me il film della mia vita. Ma io stessa mi accorsi di ciò che era bene e di ciò che era male. Questo accompagnatore era, come dire, una guida verso quel punto luminosissimo che mi attirava in modo incredibile. E il viaggio diventò sempre più veloce. Ging immer schneller und mitten in dieses Geschehen hinein hörte ich plötzlich
Improvvisamente udì il mio nome. Una voce che conoscevo gridò con grande paura, sempre più forte, il mio nome. Ripresi così coscienza della mia vita terrena. Ero già così lontana che quasi mi ero dimenticata del mio nome e di dove ero vissuta. Maddalena, mi chiamava mio padre. Pensai a cosa dovessi fare. Lasciarmi trasportare da quella corrente meravigliosa fino alla luce, restare dunque in quella stupenda armonia, oppure tornare in vita. Pensai che la mia famiglia avrebbe sofferto se fossi morta così giovane. Pensai anche che fosse vile morire così presto, prima di avere lottato per la mia vita, prima di avere fatto da me qualcosa nella vita. Cominciò così. Mi resi conto di avere sul palmo della mano una moneta. Poi la mano si chiuse, all'improvviso, senza il mio comando. In quel momento capitò qualcosa di incomprensibile. Mi trovai in un tunnel oscuro, poi entrai in una galleria quadrata, buia, lunga. Improvvisamente apparve davanti a me una bambina. Poi si sentirono alcuni suoni e apparve anche un bambino che non avevo mai visto. Ero pieno di paura per quanto vedevo e cercai subito di aiutare i due bambini a uscire da quella situazione, ma non avevo alcuna possibilità. Cominciò così la mia lunga visione. Davanti a me c'era una vasta pianura. Non avevo punti di orientamento. Avanzai lentamente. Poi, all'improvviso, vidi lontano brillare una piccola luce. Mi incamminai in quella direzione. Era la mia sola speranza di incontrare della gente e di tornare al corridoio per aiutare i due bambini. Quando fui poi vicino alla luce, vidi alcune case. La luce era come una grande palla sospesa nel cielo. Davanti alle case c'era un cartello indicatore. Cercai di decifrare la scritta. In quell'attimo capitò qualcosa di stranissimo. Ci fu un cambiamento totale della mia situazione. Fui trasportato in un mondo completamente diverso. Ero seduto in una grande caverna, chiusa. C'erano molte persone, a me sconosciute. Tutte sedevano a gambe e braccia strette e guardavano verso il centro. Poi si vide una luce e si udì un suono armonico. Tutta la gente alzò le braccia. Alle Leute schaute zu bitte und habe die Hände nach oben.
Poi tutto cambiò improvvisamente. Mi trovai all'entrata di una valle fiorita, bellissima. Mi guardai attorno. Ogni cosa era nuova per me. Mi incamminai lentamente. In seguito vidi due figure di luce. Non potevo vedere i loro volti perché ne ero abbagliato. Andai verso di loro. Mi sentivo attirato. Mi misi tra di loro. Camminammo nella valle verso una luce lontana. La luce divenne sempre più forte, più intensa. La mia percezione divenne sempre più fine, i miei sentimenti sempre più vivi. Mi sentii completo come mai mi era capitato. Mi mancano le parole. E tanto più mi avvicinavo alla luce, tanto più queste sensazioni aumentavano. Improvvisamente le due figure di luce che mi accompagnavano si fermarono e poi se ne andarono. Capii che il mio momento non era ancora arrivato e che dovevo tornare. Quello che poi successe è stata la parte più dura della mia esperienza. Improvvisamente mi resi conto che giacevo sulla schiena, non sapevo dove, non sapevo cosa mi fosse capitato. Passai molto tempo in questa situazione. Poi sentii delle voci vicino a me, ma non capivo quello che dicevano. Tutto era buio. Mi chiedevo perché non accendessero la luce. Lentamente mi resi conto che ero cieco, muto e completamente paralizzato. Ero a Londra, invitato a un ballo da una grande casa discografica all'Hotel Hilton a Park Lane. Quelli sono i miei ultimi ricordi. Più tardi mi raccontarono che ero stato pugnalato per strada, che mi avevano colpito al cuore. Seppi che ero rimasto morto per 8 minuti. E che fui portato all'ospedale e operato 2 volte al cuore e che poi ebbi una embolia cerebrale che mi paralizzò completamente. A causa del mio lungo coma, la mia visione è stata tanto lunga. Sono stato per 10 anni musicista di professione. Ero con il gruppo americano Hit Wave. Eravamo tornati a Londra dopo una lunga tournée negli Stati Uniti, che si era conclusa con un grande concerto al Madison Square Garden. Ho fatto parte per 8 anni e mezzo di quel complesso. Abbiamo venduto più di 10 milioni di dischi. Eravamo molto conosciuti, soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti.
Quelle che abbiamo sentito sono quattro esperienze per noi sconcertanti. Per i testimoni esse rappresentano momenti di grandissima tensione spirituale, momenti di profonda realtà intima. Inoltre taluni vissuti, dicono i testimoni, sono stati confermati dai congiunti. Come considera la scienza questi vissuti? Come spiega la medicina queste esperienze? Il professor Mumenthaler, neurologo dell'Università di Berna, ha studiato le cartelle cliniche dei testimoni. Soggettivamente questi pazienti hanno vissuto quello che ci raccontano. Devo però dire che non erano morti, erano in uno stato di coma che può precedere la morte, che però non necessariamente porta alla morte. In generale, durante il coma non vi è nulla che si può ricordare o vivere, però nella zona di transizione tra la coscienza normale e il coma, oppure riemergendo dal coma, vi sono degli stati di coscienza dove vi possono essere naturalmente cose vissute e anche ricordate. Qual è la sua posizione come uomo di scienza di fronte a questi fatti? Direi che sono dei fatti che soggettivamente, indubbiamente esistono, che però come tali provano unicamente una disfunzione transitoria del cervello, ma non provano l'esistenza di un mondo oggettivamente diverso dal nostro mondo, cioè non l'esistenza di un mondo trascendentale. Il fenomeno è stabilito, sicuramente queste visioni ci sono. Le interpretazioni possono essere due: c'è un'interpretazione di tipo, chiamiamola così, soprannaturale, e un'interpretazione di tipo organico. È possibile che durante l'arresto circolatorio e della respirazione, attraverso una mancanza dell'ossigeno al cervello, ci possano essere dei disturbi dei motoneuroni che provocano queste visioni. È possibile anche che certi farmaci che noi somministriamo, specialmente delle catecolamine, possano provocare queste visioni. Queste spiegazioni però sicuramente non convincono, perché quando manca il sangue al cervello le visioni sono sicuramente tipo caotico, disordinato, non strutturate, mentre tutti questi racconti hanno un filo conduttore unico: il tunnel, la luce, la musica, eccetera. E quindi penso che è possibile lo stesso che ci sia una interpretazione naturale che però non conosciamo ancora, però una interpretazione naturale di tipo più strutturato, oppure che invece la interpretazione sia proprio soprannaturale. Queste esperienze però non ci aiutano a chiarire questo mistero, e quindi ciascuno potrà interpretare questi fenomeni secondo le sue credenze, secondo le sue convinzioni. Ciò che ho vissuto è stato di una intensità molto, molto più viva di ogni altra esperienza terrena. Ero in uno stato di coscienza lucidissima, come altrimenti non ho mai provato. Tutto era ben strutturato, logico nel suo sviluppo. Non era da paragonare ad un sogno, non erano fantasie o pensieri. È stato un momento di altissima realtà. A Cambridge, poche settimane fa, ha avuto luogo il congresso mondiale della Società di Ricerche Psichiche. Uno dei temi più dibattuti è stato quello della vita oltre la vita. Gli psicologi Osis e Haraldson sono autori della più vasta ricerca mai compiuta sul tema. Essi hanno raccolto quasi 1000 testimonianze di morenti, interrogando anche i medici ed il personale curante. Per chiarire l'importanza delle componenti culturali e religiose, hanno svolto le loro indagini in India e negli Stati Uniti. I risultati: ciò che i morenti vedono varia, ma vi sono costanti nelle loro esperienze, come il buio, la luce, i suoni, i defunti, eccetera. Ciò significa che il fenomeno è legato alla natura stessa dell'uomo, indipendentemente da dove viva e dalla sua fede religiosa. Sulla base di questa ricerca, si può dunque dire che esiste una vita dopo la morte? No, non lo si può dire. Ma noi pensiamo che i risultati della nostra ricerca non siano spiegabili oggi. Le visioni che abbiamo studiato non sembrano avere la stessa origine delle allucinazioni. Sono diverse.
Sulla base della nostra ricerca, su quanto abbiamo preso in esame, riteniamo che l'ipotesi di una vita dopo la vita sia plausibile. Molta gente non crede che ci sia un al di là. Io posso solo dire c'è. C'è sicuramente. Mi si può credere. Del resto non sono il solo a dirlo. Anche altre persone hanno fatto esperienze simili alla mia. Le persone che non vogliono credere avranno difficoltà quando moriranno. Si renderanno conto che esiste una vita dopo la morte. Elisabeth Kübler-Ross, psichiatra svizzera che vive da anni negli Stati Uniti, è ovunque considerata la più grande studiosa dei casi terminali. I suoi studi non solo le hanno permesso di capire la problematica del morente e di elaborare adeguate forme di assistenza, ma l'hanno messa anche in situazione privilegiata per studiare il problema della sopravvivenza oltre la morte. Raccogliendo numerosissime testimonianze di morenti che confermano le esperienze dei nostri quattro testimoni, Elisabeth Kübler-Ross è giunta da qualche anno alla convinzione che vi sia una vita oltre la vita. What do the neighbors think that we can't dress our children right? And she said every night she starts pitching with him. Naturalmente, come scienziata scettica, mi sono chiesta come posso essere certa che non si tratti soltanto di proiezioni di desideri. Per me è semplice. Ho preso in esame dei ciechi, totalmente ciechi, che dunque non vedono né in bianco e nero né ombre. Ciechi dalla nascita? No, il mio criterio era che fossero totalmente ciechi da almeno 10 anni o più, per essere sicura che lo fossero davvero. Ho lavorato sufficientemente a lungo in oftalmologia per sapere quel che dico. Ora, se si prendono dei ciechi totali, che non vedono più da 10 anni e che hanno fatto le esperienze di cui parliamo, si può poi chiedere loro come erano vestiti il signor Künzli e la signora Schmidt. Le diranno ogni dettaglio del vestito, ma non solo, anche dei gioielli. Le diranno qual era il disegno del pullover, quali erano i colori. Una cosa simile non può essere simulata. Vedono senza occhi, sono nuovamente completi. Ma si tratta di un'altra forma di percezione o dell'aldilà? Può studiare centinaia, migliaia di casi di bambini vicini alla morte dopo un incidente in cui sono stati coinvolti con la loro famiglia, che vengono ricoverati all'ospedale privi di coscienza, in coma, senza che qualcuno abbia detto loro quale congiunto è morto nell'incidente. Bene, se lei parla con questi bambini poco prima della loro morte, le diranno che ora sono in pace, che la mamma, che Peter li stanno già aspettando. Durante 13 anni ho studiato molti, moltissimi casi di questo tipo e nessun bambino ha menzionato una persona sbagliata, perciò la vita deve continuare anche dopo la morte, se i bambini sanno esattamente chi li ha preceduti. Per Elisabeth Kübler-Ross, anche l'obiezione secondo cui si tratta di vissuti di persone non definitivamente morte cade, poiché esse infatti vedono dei defunti di cui non potevano conoscere la morte. Se queste tesi fossero confermate anche da altri ricercatori, si tratterebbe di una scoperta veramente rivoluzionaria. Si avrebbe conferma di ciò che l'uomo, fin da tempi remoti, ha sempre creduto, che la vita continua dopo la morte, che vi è un passaggio dal regno delle tenebre fino alla luce. Credenze che l'uomo ha scritto nei suoi libri sacri, che ha raffigurato nella pittura religiosa, di cui ha parlato nella letteratura, usando immagini che ricordano spesso molto da vicino i racconti dei morenti. Il passaggio nell'aldilà è stato raffigurato sovente proprio come un tunnel attraverso cui si accede alla luce abbagliante dell'eternità. L'uomo non può del resto che basarsi sulla propria esperienza, sulla propria natura, che è ovunque la stessa.
Ci ho pensato molto e penso che secondo la religione, la filosofia di una persona si possono dare qualsiasi nome. Una persona cristiana dirà che è Gesù, un altro dirà che era Buddha, ma poco importa, è sempre la medesima presenza divina alla quale noi qui in questo mondo diamo un nome. In base alla mia formazione cristiana, alla mia fede, ho identificato il mio accompagnatore in Cristo. È il punto, la luce verso cui mi sentivo tanto attratta, in Dio. Qual è la posizione della Chiesa di fronte a questi vissuti? Sono un'indicazione dell'esistenza di un al di là nel senso inteso dalla Chiesa? No, non sono un'indicazione dell'aldilà, perché le esperienze fatte da quelle persone sono ancora di questo mondo. Le persone non erano morte. Va però subito detto che quelle esperienze non possono essere considerate patologiche, allucinazioni o fantasie. Al contrario, quelle esperienze dimostrano che l'uomo possiede nel suo intimo delle forze che in teologia noi chiamiamo forza dello spirito, non spiegabili semplicemente partendo dal corpo. Sono perciò una indicazione che l'uomo ha effettivamente uno spirito, un'anima che sopravvive appunto alla morte fisica. Va ancora aggiunto che il vissuto di queste persone non fornisce indicazioni su come è l'aldilà. Non possiamo cioè dire sulla loro base così è il cielo. Anche nelle sacre scritture non ci sono indicazioni su come è il cielo. Sappiamo soltanto, questo è quanto dice la teologia, che se l'uomo è vissuto in modo giusto, troverà la sua realizzazione nell'aldilà, troverà la felicità eterna. Cosa è l'aldilà? Dove finisce la vita e dove comincia l'aldilà? Non lo sappiamo. Quanto grande è l'aldilà? Tutto è costruito su piani successivi che si compenetrano. Se un uomo è vissuto male, finirà in una fase corrispondente, finirà in una specie di inferno. Un uomo che è vissuto rettamente raggiungerà un mondo luminoso. Questo mi sembra logico, ed io l'ho vissuto. Si passa attraverso fasi successive fino alla luce. Ma ci vogliono molte esperienze, un susseguirsi di numerose vite e morti, di reincarnazioni, l'ho sentito, finché sia possibile raggiungere la purificazione ed entrare nella luce. Soltanto con la reincarnazione posso spiegare le ingiustizie di questa vita. L'ho sentito, l'ho vissuto questo passaggio. Ho capito con quali compiti sono nato e perché sono nato qui e non altrove, in questa società. Ho capito quali compiti devo affrontare in questa vita. Nella prossima vita ne avrò degli altri, così come ne ho avuti nella precedente. I nostri testimoni vedono dunque la vita e la morte come un ciclo che si ripete fino alla purificazione finale. È quanto credono milioni e milioni di persone, i buddhisti, gli induisti, i jainisti, i taoisti e altri che credono nella reincarnazione. La Chiesa se ne distanziò nel 553 con il Concilio di Costantinopoli. Nell'antico libro tibetano dei morti, uno dei testi sacri del buddismo,
ritroviamo in modo stupefacente le esperienze e le interpretazioni dei nostri testimoni. Per alcune filosofie orientali, inoltre, già da vivi è possibile con la meditazione entrare nella luce, raggiungere l'illuminazione. Wan lo de vi ge toben zu esti se wichtig tara atem ge aus und erst atem ge. Quando una persona muore esala tre respiri. Alla prima espirazione il morente ha una apparizione come di un chiaro di luna. Vede una luce bianca. Dal suo corpo esce l'energia maschile, ma la persona non è ancora morta. Quando espira per la seconda volta, vede una luce rossa, come quella del sole. L'energia femminile lascia il suo corpo. Poi scende il buio. In seguito torna la luce. Durante queste fasi, la persona vede e capisce tutto. Può spostarsi con la velocità del pensiero e fuori dal corpo. È cosciente e può meditare due giorni, anche una settimana. Während dieser Zeit meditieren können und meditieren zwei Tage oder eine Woche lange meditieren. Se la persona è vissuta in modo corretto, può raggiungere l'illuminazione, entrare nella luce. Certo, se la persona è ben preparata, se medita, se è piena di amore e compassione, può entrare direttamente nella luce, senza cioè fermarsi in stadi intermedi per poi rinascere. Vive allora molte cose, l'arcobaleno, toni musicali e altro ancora. Quanto hanno vissuto i nostri testimoni sembra dunque avere riscontro nei grandi libri della saggezza umana. L'uomo ritrova le sue radici. Per i testimoni, la loro straordinaria esperienza ha segnato un cambiamento radicale di vita. Non ho paura della morte. Sono contenta di morire, come lo sono pure di vivere. Godo la vita. La morte non mi fa più paura. È, come dire, una vecchia amica. Se qualcuno muore, il mio primo sentimento è di gioia. Poi, certo, mi spiace, ma dapprima mi sento contenta che abbia potuto vivere momenti così belli come quelli vissuti da me. Se un uomo è vissuto in malo modo, andrà in un mondo oscuro. Se il suo cuore è chiaro, andrà in un mondo di luce. Io so com'è. E per questo mi sforzo di fare meglio di prima. È uno sforzo continuo. Non c'è un punto d'arrivo. Bisogna proseguire nell'amore e nella verità. Tutto è nelle mani dell'Eterno. Und alles schreibt dem Allmächtigen zu. La scienza ruba ogni giorno una tessera al grande mosaico della natura. Forse un giorno convaliderà le recenti ricerche di Elisabeth Kübler-Ross. Proverà che esiste una vita oltre la vita. Sarebbe un momento di grande emozione, ma l'ignoto resterebbe comunque, perché non ha confini. L'uomo d'oggi assai spesso rincorre la felicità al di fuori di se stesso, dimentica che le sue vere radici sono dentro di lui e che soltanto riscoprendole può ristabilire l'armonia tra sé e il mondo.